A proposito di cinema, è il podcast che insegue un'idea di cinema classico, un deposito di storie che ci sembra importante condividere. Eccoci di nuovo qui per una nuova pillola tratta dal volume Luci sulla città, Palermo nel cinema dalle origini al 2000, edizioni lussografiche curato da me. Un volume che racconta di una Palermo paradigma ed anche metafora del cinema e che viene appunto qui narrata con lo sguardo volto al futuro, impossessandosi però allo stesso tempo del suo passato in modo completo e non più frammentato. Luci sulla città è un volume che senz'altro rafforza il binomio tra la Sicilia e il cinema, diminuendo la distanza, il golfo tra la gente e il sapere, la conoscenza di un secolo di storia del cinema palermitano, evitando quella pericolosissima rimozione storica, ecco, la Stasi. Quindi adesso io leggerò un estratto ancora da un altro capitolo, il capitolo 9, il cinema risorgimentale, Le orme dei mille viste da Palermo. L'epopea risorgimentale oggi è quanto mai prismatica, sebbene fino a pochi anni fa i media in gran parte della letteratura ne imponevano l'attenzione con lodi sproporzionate, riferite soprattutto alle prodezze gloriose che riguardano anche la Sicilia e Palermo. Contestualizzando, eviteremo anche di sfiorare indirettamente il movimento socioculturale teso a rileggere e sfoltire, invocando la veridicità della storia, la retorica in similoro che rafforza le convenzioni che per oltre 150 anni hanno avvolto i fatti risorgimentali, consacrati ed inviolabili, come in un Liber Santorum. Gli eventi bellici, le imprese funamboliche e geniali tattiche politiche del risorgimento non sono più elementi di una narrazione rigida da interpretare in maniera stereotipata e con lieto fine. Nonostante la revisione di ciò che appariva una granitica certezza assoluta, l'unità d'Italia è stata, è e sarà un'inestimabile tradizione e traguardo nazionale, quindi tappa di uno sviluppo progressivo. Per quanto siano stati riesaminate nelle sue complessità le strutture politiche, sociali, culturali e di costume, rispetto a un periodo denso di scenari di libertà e ideali. In questa sede ciò che è già in atto da qualche anno e in piena osmosi storica tra il nostro paese e gli altri paesi europei, alcuni dei quali nemici prima dell'unità nazionale, qua acquisendo corpo come in una rilettura fedele dei fatti reali, mettendo in discussione alcuni dogmi relativi al risorgimento in Sicilia e a Palermo, e nel suo capoluogo trattino capitale. Malgrado l'attuale dibattito culturale metta in discussione certi personaggi e certi fatti, senza mai incrinare lo spessore degli avvenimenti e i loro fondamenti, bene primario della nostra storia. Grazie e alla prossima. A proposito di cinema, è il podcast che insegue un'idea di cinema classico, un deposito di storie che ci sembra importante condividere.